Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre solo con il microfono e la cam accesi. Allora, stanotte vorrei iniziare con dei versi di una canzone non mia, che almeno una volta all'anno ascolto sempre, ok? Guardo indietro e so già che cosa troverò nel mio passato, i regali che mi ha fatto il tempo e che avrò per sempre addosso. Luoghi, persone, tramonti, città, autogrill, motorini, gazzette nei bar, fidanzate perdute, trovate, motel, libri, dischi, profumi che ho in me. È un pezzo della canzone Uno in più degli 883, ok? Canzone molto molto bella, che parla di quello che è stato, ok? Quindi con me questo argomento va a nozze. Ok, tanto fatto dagli, una canzone fatta dagli 883 che sono i maestri dittatori indiscussi, ok, della nostalgia, della malinconia, dei ricordi. Loro erano nostalgici già a 25 anni, cioè una roba, maestri, ma semplicemente maestri. Io so che sono un po' fissato con questa cosa di quello che è stato, del passato, di quello. Dei brividi al tramonto, di tante cose. Ci sono delle volte che personalmente vorrei tornare indietro, ok? Tornare indietro e correggere degli errori. Avere la famosa macchina del tempo. E altre volte invece che dico che va bene così. Allora mi affido ai famosi discorsi, l'universo, il destino. Tutto quello, prendere quello che viene, tutte queste cose qua, tutti questi discorsi filosofici qua. Perché devo essere anche sincero, se avessi veramente avuto questa macchina del tempo, sarei tornato indietro, avrei cominciato a tornare indietro molto presto, ok? Quindi molto probabilmente mi sarei anche perso dei momenti di grandissima felicità che ho vissuto nella vita. Quindi dipende dal giorno, dipende dalla notte soprattutto. Se mi sveglio di notte dopo un incubo, fidatevi che tornerei indietro di corsa. Dopo di giorno è un po' diverso. Di giorno si accetta, di giorno si spera, di giorno si combatte, si lotta. E là, invece di notte la lotta è impari. Non hai corazza, non hai niente perché le appoggi vicino al letto e cose del genere, insomma. Io lo so che con questi discorsi molta gente dice sei sempre triste, il che non è assolutamente vero, è che le persone si focalizzano con qualcosa. Se faccio qualcosa ogni giorno, magari si focalizzano con le cose tristi, le cose inevitabili, cioè ripeto, sarò sempre così, sarò sempre così, le persone non cambiano. Però penso anche che non è una questione di tristezza, è che faccio parte di quelle persone che non riescono a sostituire, ok? Io personalmente faccio posto, aggiungo. E uno dei contro di aggiungere sempre è che alla fine arrivi, più vai avanti, più diventi vecchio, più la vita scorre, più ti rendi conto che ti porti dietro tantissime cose, cose anche pesanti, che a volte sono pesanti. A volte dipende sempre da come si guarda un ricordo. Lo puoi guardare da un lato, magari qualche notte, e lo vedi pesante, lo vedi come per dire Madonna, no, ancora. Però altre volte lo guardi da un altro lato, cambi prospettiva e ti senti leggero. Ti senti rivivere quell'attimo di felicità, ok? Questo dico, va bene così. Cioè, non si può fare nient'altro, ok? Oggi va così, domani la penserò in maniera diversa, dopodomani ancora. Le persone non cambiano. Se una persona è oggi una cosa, domani un'altra, a livello di brividi, non ci si può fare niente, ok? Non ci si può fare niente, questa è la verità. Del resto, ripeto,
Se comunque ha scritto anche tante cose, tanti monologhi che comunque piacciono, sono d'aiuto perché lo vedo, cioè li leggo i commenti, cose anche vecchie, tipo un monologo, cioè, tipo c'è che a volte hai paura, ok? Non mi hanno detto che non poteva uscire dalla testa di una persona che si sveglia col sorriso e che prende sonno col sorriso, ok? Però, siccome diceva Vasco, per me che conta soltanto la mia di solitudine, per una volta facciamo che sia almeno utile, ok? Almeno sapere che comunque è utile mi dà quella soddisfazione di avere un posto nel mondo anch'io, e magari anche un posto nei ricordi, ok? E buonanotte.